Benvenuti per questa edizione 2018 del Lugano Champions Trophy. Si gioca qui a Campione d'Italia in questa domenica di 3 giugno e poi naturalmente la prossima settimana, sempre di domenica a Lugano per la seconda fase di questo Lugano Champions Trophy. E allora, subito in campo alle 9.30 si comincia in questo stadio comunale di Campione d'Italia. La sfida è tra Lugano e Legia Varsavia. Gli under 11 migliori d'Europa si sfidano in questo bellissimo torneo, ormai riconosciuto come uno dei più bei tornei del settore giovanili. Vedremo anche il Barcellona, vedremo il Sion, il Grasshopper, il Krasnodar, il Genk e il Basilea che si sfideranno oggi in questa bellissima giornata, anche se il tempo non è bellissimo, però insomma l'importante è che non piova. Per il momento resiste. E allora Lugano contro Legia Varsavia, questa è la sfida del sul campo A, con il Lugano che si carica, li vedete. L'arbitro chiede, conferma i due portieri, da una parte Marco Capra, dall'altra Kuba Navrocki. Si può cominciare il primo pallone per il Lugano. Con Pagnamenta il tocco corto per Cristian Filippini, che sbaglia però l'appoggio verso Italo Bulgheroni. C'è stata anche una deviazione, allora la rimessa laterale per il Lugano va ribattuta, però si batte con i piedi. Ancora un tentativo da parte di Miletic in avanti. C'è un'altra deviazione, allora altra rimessa laterale. Ora il tocco dentro per Rizzuti, non riesce l'appoggio. Allora Legia Varsavia che recupera subito il pallone. Possesso palla per la squadra polacca con il cambio gioco a sinistra. Prova ad andare in velocità Sebastian Baranowski, viene fermato dall'ottimo intervento di Niccolò Colombi. Subito in avanti il tentativo dentro per la scivolata di Paolo Varisco, che non arriva sul pallone ma davvero per un soffio. Primo brivido per la porta, anzi di Boris Varabida, il portiere del Legia Varsavia, che vede ancora un pallone laterale per Baranowski. In qualche modo Legia Varsavia riesce a portarsi in avanti ancora col numero 2, Baranowski. Sfida in velocità il numero 6, Luca Pagnamenta, che è molto bravo a fermarlo. Poi torna però Sebastian Baranowski, che si conquista, che mette il pallone in rimessa laterale. Andrà a battere proprio Luca Pagnamenta. Centralmente il pallone per il portiere Marco Capra, che smista a sinistra. Ottima la finta da parte di Cristian Filippini. In profondità il pallone, buono per Paolo Varisco. Dentro per Davide Rizzuti, che non aggancia. E la rimessa laterale per il Legia Varsavia. Se la prende un po' con se stesso Paolo Varisco, anzi Davide Rizzuti. E allora rimessa laterale. Tocco molto buono per Baranowski, sempre servito in questo caso da Mateusz Rozanski. A centrocampo è David Ostrowski, che prova a girare con il destro, un buon pallone, anche qui fa fatica però nel controllo Hubert Svietoczowski. E allora subito Lugano che si ripropone avanti con il pallone centrale per Colombi. Eccolo Rizzuti, un dribbling, cerca il sinistro, poi allontana la difesa del Legia Varsavia. Ancora Colombi, Rizzuti, prova a liberarsi questa volta per il destro, non colpisce. Torna sul pallone, trova una deviazione, primo calcio d'angolo della partita in favore del Lugano.
Pallone corto, è gestito ancora dal numero 11 Bulgheroni, dentro per il tentativo di girata di Varisco, col pallone che termina out. E allora il numero 12, il portiere classe 2007 Boris Varadiba, che va a giocare a destra, il pallone in profondità verso Rozanski, che viene fermato. Ancora un tentativo da parte del Legia Varsavia, poi recupera palla bene il Lugano, che va avanti con Filippini. Il tocco in profondità verso Varisco, buona l'intenzione, meno l'efficacia, il pallone è decisamente troppo lungo. Ora controlla palla Svietoczowski. Ancora Lugano. Capra che sbaglia tutto, allora attenzione a Baranowski. Il suo tiro in porta è alto sopra la traversa. Zduccia, numero 7, possesso palla, gestisce adesso David Fox centralmente per il numero 13, che viene attaccato ultimamente da Varisco. Poi Colombi, pallone girato molto bene da Pagnamenta per il possesso di Bulgheroni. Filippini, un dribbling, vince un contrasto, non il secondo, con il pallone messo in rimessa laterale da Karol Oldak. Ancora il tentativo da parte del Lugano con Colombi. Pagnamenta va col sinistro, pallone a lato, non di molto però. E primi applausi anche per la squadra del Lugano. In profondità tenta l'aggancio numero 8 Oldak, con il pallone spedito in out, sarà rimessa laterale in favore del Legia Varsavia. Ancora il controllo palla da parte di David Fox, poi con il numero 13 Vasiak Libiszowski. Rimessa laterale per il Varsavia, con nessuno però che si avvicina. E allora il tocco è corto a favore di Oldak, poi pallone dietro per Pernal. Ancora un tentativo da parte di Rozanski con il numero 2. L'arbitro ferma tutto, ci sarà rimessa laterale. Calcio è di Fox, poi la spedisce ancora su numero 13 Legia Varsavia. Molto bene Colombi che controlla, poi manda sul lato destro del campo, dove riesce a tenere in gioco il pallone il Lugano con Rizzuti. Poi in profondità il pallone per il velocissimo numero 2 Rozanski, ma esce bene Capra. Che poi serve Filippini. Un altro dribbling tentato da Filippini, si complica un po' la vita, allora ancora Capra. Tocco per Pagnamenta, va con un buon break il numero 6. C'è una deviazione, allora recupera palla il Legia Varsavia, adesso con il numero 8 Oldak. Ancora i polacchi qui con il numero 9. Invece Navrocki, che perde palla, prova ad andare Colombi, viene fermato molto bene, ancora Colombi, però Caparbio torna sul pallone e serve il numero 11 Bulgheroni. C'è poi un tocco da parte del numero 7 del Legia Varsavia, Svietoczowski. Filippini conquista Pagnamenta, manda largo il pallone dove c'è Bulgheroni. Buono il dribbling, ancora Bulgheroni, va lui con il destro, viene fermato
dal corpo di Antoni Vasiak Libizzoschi. Poi c'è una possibilità ancora per il Lugano con il numero 7 che va a calciare Davide Rizzuti. Non trova lo specchio della porta, ma buona occasione per il Lugano. All'ottavo minuto, vicino al vantaggio, la squadra svizzera. Abbiamo visto anche il replay. Pernal, il suo rilancio, c'è ancora l'ottimo intervento da parte di Bulgheroni, che qui però non può controllare il pallone. E allora rimessa laterale per il Legia Varsavia. Un altro break ottimo da parte del Lugano. Davanti alla porta il tentativo con la parata straordinaria da parte di Pernal sul sinistro di Filippini. È solo calcio d'angolo, ma grande chance per il Lugano. Eccolo inquadrato, Bulgheroni, Filippini, non trova il pallone, Colombi, dietro per Pagnamenta. Adesso è il Legia Varsavia che può farsi vedere avanti con il numero 15. Poi Bulgheroni, una serie di dribbling. Palla avanti, dove non controlla però Varisco. Ancora il Legia con il pallone controllato dal numero 11 Baranowski. Poi Navrocki va a calciare col sinistro, pallone fuori, ma buona chance questa volta anche per il Legia Varsavia, che prova a farsi vedere dalle parti di Marco Capra. Il rinvio immediato col controllo palla così così da parte di Rizzuti, che poi va a cercare di riconquistarla. È rimessa laterale però per David Fox, e qui c'è l'intervento di Pagnamenta che mette giù Baranowski. Sarà calcio di punizione per il Legia Varsavia. Va Baranowski direttamente in porta, la traversa e poi il tap-in che non riesce a Rozanski, traversa di Baranowski, la chance più ghiotta l'ha avuta fin qui il Legia Varsavia, anche se forse il Lugano che ha giocato meglio. Intanto Colombi recupera palla, bel calcio di punizione però da parte di Baranowski. Ancora tentativo da parte di Bulgheroni, Colombi in mezzo al campo, perde il contrasto, ancora Baranowski, altro fallo questa volta di Bulgheroni, altro calcio di punizione sul quale lo stesso Baranowski probabilmente andrà a calciare, sempre molto insidioso come abbiamo visto sulla traversa colpita dal numero 11 del Legia Varsavia. Va Baranowski in porta e c'è Capra che è molto bravo e controlla il pallone. Finisce qui il primo tempo. È 0-0 il risultato, con una traversa colpita da Baranowski. Allora, piccolo momento di break. Si comincia con Baranowski che tocca all'indietro, proprio Baranowski che ha colpito la traversa su calcio di punizione nel primo tempo. Ora il tentativo di spedire in avanti il pallone da parte di Varisco. Poi rincorre Pagnamenta dietro per Capra, attaccato da Baranowski, deve mandare il pallone in rimessa laterale.
ancora un tentativo di gestione sbagliata però qui del pallone. Da parte Legia Varsavia, allora Capra va a cercare Bulgheroni, lascia scorrere il pallone Varabida che poi però lo rinvia male e allora rimessa laterale proprio per Bulgheroni. Ecco qui. Tocco corto per Filippini, attenzione, prova ad andare lui. Poi non vede Varchi, allora scarica il pallone sul numero 5 Molnar. Ottimo il tocco da parte di Alessio Carcano in avanti. Filippini riesce a toccare ancora il pallone, però diventa buono per il Legia Varsavia. Con il numero 2 potrebbe calciare da lì, si è un po' defilato e poi l'ultimo tocco è di Carcano e sarà calcio d'angolo in favore del Legia Varsavia con il numero 2 Rozanski che rimane anche a terra. Ancora problemi per Mateusz Rozanski, classe 2007. Si rialza Rozanski. Che però deve lasciare il campo. Tanto il pallone dentro, ancora Carcano che mette in angolo. Il tentativo da parte del Legia Varsavia con la respinta sulla linea da parte del Lugano. Ancora la gestione del pallone con Raffa che riesce molto bene a portarlo via. Poi Varabida dietro per il proprio portiere. Ancora Varabida. Sempre Pernal che apre il gioco. Meglio il Legia Varsavia in questo secondo tempo, anche se qui non aggancia. Allora si ricomincia da Julian Molnar. Buono il tocco per Raffa. Dall'altra parte c'è liberissimo Miletic, non lo serve Raffa. E allora la rimessa laterale per il Legia Varsavia. Centralmente il tocco è per Navrocki. Ora Navrocki provato a servire Baranowski. Pallone in rimessa laterale ancora. Il rinvio di Capra. Buono per Carcano che prova a rincorrere ma non riesce a evitare la rimessa laterale. Filippini prova il tocco, ma la rimessa laterale è per il Legia Varsavia. Baranowski subisce il fallo. Svietoczowski
tocco corto per Libizzoschi. Carcano va alla rimessa laterale. Centralmente il pallone per Pagnamenta, che va in profondità a cercare il movimento da parte di Miletic. Buon pallone, un po' lungo, non può arrivare il numero 4 del Lugano. E allora si ricomincia da Vasiak, Libizzoschi. Ancora un tentativo da parte del Legia. Accompagnamenta ben posizionato che fa andare Carcano. Fermato però molto bene a sua volta da Varabida. Dietro per Libizzoschi. Ancora Libizzoschi. Il pallone non viene controllato dal Legia Varsavia, allora sarà rimessa dal fondo. Ancora Legia Varsavia che torna su questo pallone, poi tentativo sulla destra. Centralmente il pallone è buono, ma c'è fuori gioco. E allora è Raffa che prova ad arrivare, lotta insieme a Svietoczowski, che alla fine ha la meglio. Forse arriva anche il fallo di Cristian Raffa. Siamo al 20° minuto, ormai davvero manca poco alla fine di questo match. È sempre 0-0, non si sblocca nonostante la traversa colpita da Baranowski. Pallone centrale riconquistato bene da Bulgheroni. Pagnamenta. Va Molnar. Pallone è uscito, dice l'assistente dell'arbitro, e allora rimessa per la squadra di Varsavia. L'errore, allora può andare Bulgheroni dentro per Raffa. Posizione giudicata regolare. Ancora Raffa. Cerca un tunnel, poi in qualche modo Raffa la mette al centro. Pallone che esce, allora Pagnamenta. Litiga con il pallone, poi vince un rimpallo. Pagnamenta riesce a servire Bulgheroni. Bulgheroni! E il gol del Lugano arriva grazie a Italo Bulgheroni al 21° minuto. Ottimo però il lavoro di Pagnamenta. E adesso Legia Varsavia si trova a dover recuperare. Tanto Raffa, buono il controllo. Molto tecnico il numero 10. Pallone che va in rimessa laterale. Ancora gestito il possesso da Lugano, con il tocco per Filippini che scivola. Attenzione Bulgheroni, prova ad andare lui. Mette anche una scorrettezza, in ogni caso si salva il Legia Varsavia. C'è il fallo da parte di Baranowski.
Ora Leggia che riconquista un ottimo pallone, attenzione, contropiede con il tentativo. E poi la chiusura da parte di Molnar. Calcio d'angolo battuto centralmente, esce bene Filippini. Poi lancio in avanti per Raffa, un buon pallone, attenzione al numero 10 del Lugano. Raffa va in dribbling, perde il contrasto, poi però c'è ancora un tentativo da parte di Molnar. Raffa lotta e alla fine si conquista una rimessa laterale. Non è che è uscito. Filippini cerca di andare da Raffa, buona la copertura in difesa da parte del Legia Varsavia che ricomincia da Baranowski. Ora Baranowski, Raffa in qualche modo riesce a calciarla, Baranowski se la va a riprendere. Poi un dribbling con tunnel da parte di Baranowski, ma arriva il fischio, vince Lugano 1-0. La prima partita con il gol di Italo Bulgheroni al 21esimo minuto, finisce 1-0.